Ciao Teofilo, è sempre un piacere averti qui con noi. Altrettanto, altrettanto. Allora, Teofilo, oggi finalmente sembra che il nostro Duce Supremo ci fa la grazia. Ha appena annunciato a reti unificate che il 31 dicembre, il 31 marzo, scusate, non verrà rinnovato lo stato di emergenza. Ma non verrà rinnovato o non può essere rinnovato? Allora, sta di fatto che già stavamo fuori da una situazione di rinnovo, perché questo già lo stato di emergenza doveva finire già a dicembre, poi dopo è stato ulteriormente prorogato a marzo, e quindi hanno già rinnovato di ulteriori 3 mesi che non dovevano esserci. Però, vabbè, diciamo che così ha detto. Nei fatti, vediamo tutto il contrario. Nei fatti vediamo che gli ultra cinquantenni si devono continuare a vaccinare fino a giugno, vediamo che coloro che guariscono dalla malattia non potranno lo stesso riprendere il lavoro, tanto è vero che si sta parlando di questo da poco, in quanto l'avvocatura dello Stato, in buona compagnia del TAR del Trento, ha preferito affermare che i non vaccinati che hanno preso la malattia, quindi potrebbero riprendere il lavoro, non lo debbono riprendere perché non è giusto che lo riprendano in quanto gli altri hanno fatto il vaccino e loro si sono esentati dal fare il vaccino. Quindi sono cambiate le regole durante il gioco. Prima si scrive una cosa, come tutto quello che si fa sempre in Italia, e poi si fa altro. Ecco, a proposito dell'obbligo vaccinale, cioè, noi stiamo parlando di un farmaco che è stato praticamente preparato in tempi abbastanza brevi, un farmaco che si dice abbia rispettato tutti i passaggi per poter essere approvato, sperimentazione compresa. Solo che c'è un aspetto che non è chiaro. Soprattutto un aspetto che emerge da una sentenza di un sanitario contro appunto l'obbligo vaccinale. Questi farmaci sono stati elaborati perché appunto c'era un'emergenza, perché c'era la necessità di limitare i contagi, c'era la necessità di creare degli ambienti sicuri, soprattutto negli ospedali, perché appunto il sanitario, venendo a contatto con dei pazienti fragili, poteva essere egli stesso veicolo di contagio. Nella sentenza appunto del Consiglio di Stato che sospende il ricorso, Frattini, il presidente aiutami, il presidente del Consiglio di Stato, Sì. aveva messo nero su bianco che il sanitario deve vaccinarsi perché non può attentare alla vita del suo assistito. Ma abbiamo visto benissimo che il vaccino non evita il contagio, cioè le persone sono lo stesso infettive, tant'è vero che c'è uno studio israeliano nel quale si evidenzia che addirittura uno dei luoghi in cui ci si contagia di più sono appunto gli ospedali. Quindi, ma allora che senso ha parlare di obbligo, cioè perché dobbiamo essere sottoposti ad una vaccinazione obbligatoria, cioè dobbiamo avere un farmaco che non immunizza? Allora, il motivo principale non è questo, il motivo principale sta uscendo fuori pian piano. L'obbligo vaccinale, quindi anche l'obbligo del cosiddetto Green Pass, perché dobbiamo dire che l'obbligo vaccinale è legato al Green Pass. Di fatto, diciamo, teoricamente non dovrebbe esserlo, mentre di fatto lo è. In realtà vogliono soltanto controllare tutto quello che tu fai. Tutto, tutto, tutto. Quindi si cerca di far passare questo concetto del vaccino legato al Green Pass, perché è sempre legato al Green Pass, come un elemento essenziale e futuristico della nostra società. Non a caso sul Green Pass stanno trasferendo tutti i pagamenti delle tasse. Tutti, in modo che tu con un semplice clic potrai fare un pagamento delle tasse.
Questo già ti rappresenta, ti lascia immaginare che cosa stanno puntando. Per quanto riguarda poi il vaccino, non è soltanto questo studio israeliano. Recentemente, parliamo di pochi mesi fa, c'è stato anche l'Lancet che ha fatto una chiara e precisa descrizione dell'efficacia dei vaccini, nonché della possibilità di chi ha usufruito del vaccino di poter infettare anche gli altri, che è pari. La sua carica virale, dice Lancet, è pari a quella di un non vaccinato. Uguale, cioè di un non vaccinato che ha preso la malattia. È pari. Quindi il vaccino non ti garantisce nulla. Probabilmente, dice Lancet, e questa forse è l'unica cosa che afferma, è che il vaccino ti protegge dalla malattia grave. Però non si è ancora capito per quanto tempo, perché fino a poco tempo fa si parlava di un anno, poi si è parlato di 8 mesi, poi si è parlato di 7, di 6, di 5, di 4, si è arrivato a 3 mesi. E stranamente, con la terza dose, adesso si è parlato di 1 mese, ma non affermandolo pubblicamente diciamo, con gli iscritti, ma con i fatti sempre in questo caso, perché si è fatta, abbiamo fatto tutti quanti, abbiamo fatto. I vaccinati hanno fatto la terza dose, facendo la terza dose, dopo 1 mese devono fare la quarta dose. Quindi non si comprende il lasso di tempo. Se era 3 mesi alla fine per essere coperto, perché poi è diventato 1 mese? Ecco, a proposito di quella dose, cioè perché qua si sta procedendo ad inoculare ad oltranza questo farmaco senza apparenti basi scientifiche. Voglio raccontare un aneddoto ai nostri ascoltatori. Qualche tempo fa abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti all'AIFA per capire in base a quali studi loro avevano dato l'ok alla quarta dose. Ricordiamo pure Israele, il paese cioè più vaccinato con una copertura vaccinale abbastanza ampia e che è stato il primo paese a sperimentare questi sieri, aveva messo da parte la quarta dose, mentre noi la stiamo addirittura non solo autorizzando, ma addirittura alcuni ipotizzano che sarà per tutti dopo l'estate. Ecco, l'AIFA mi ha risposto e mi ha sostanzialmente indicato alcuni documenti che secondo loro sarebbero serviti per e giustificare l'inoculazione della quarta dose. Cioè, io devo dire che sono rimasto stupito perché in questi documenti è scritto chiaramente che proprio gli immunodepressi, proprio questi fragili, non sono stati sottoposti a nessuno studio scientifico. Quindi non si sa che tipo di effetti potrebbe avere questo vaccino, se avranno dei benefici e quali soprattutto sono questi benefici. Cioè, quindi non si riesce a capire la ratio di tutto questo. Quindi tu hai anche fatto delle iniziative tue, hai studiato appunto anche gli effetti di questo vaccino su ipotetiche trasfusioni. Infatti abbiamo visto che questo vaccino è sottoposto anche ad un rigido protocollo, no? Sì, ha un rigidissimo protocollo. Ora, se vogliamo parlare del vaccino, anche dei vaccini, parliamo dei vaccini sotto questo aspetto, che quando si parla di trasfusione di sangue, di raccolta di sangue, dobbiamo dire che chi raccoglie il sangue deve fare determinate cose, ci sono determinate regole che deve rispettare. Ora, togliamo da mezzo il Covid, togliamo da mezzo il vaccino Covid, ok? E prendiamo i vaccini normali. Per i vaccini normali, già quando si raccoglie sangue, la persona che dà il sangue deve fare determinate dichiarazioni di non aver preso medicinali, di non aver fatto cure specifiche, di non aver preso in quel periodo, di non aver usufruito di un vaccino, anche addirittura anti-influenzale. Perché il sangue può aver subito anche degli effetti da queste situazioni. Quindi
Quindi ci sta un margine di tempo che deve trascorrere tra le 48 ore e i 14 giorni. 48 ore fino a 14 giorni. Ora, vi ho fatto questa premessa per dare un po' di sostegno morale a quei poveri genitori, quella coppia che ha chiesto di non far vaccinare, cioè di non far, di non usare sangue di persone vaccinate. Perché questo? In quanto ci sono persone che vanno a vaccinarsi, ma non dicono le cose che fanno. Cioè, ah no, cioè, perdonatemi, vanno a dare del sangue, scusate, un lapsus, vanno a dare ad offrire il proprio sangue per queste, e quindi non dicono quello che hanno avuto. Spetta poi ai medici, agli infermieri, controllare il sangue e verificare se quel sangue è idoneo o no per l'utilizzo che ne debbono fare. Ecco il perché, io ritengo che quei genitori giustamente si sono preoccupati. In quanto in un periodo del genere dove c'è poco controllo negli ospedali, poco controllo nelle strutture sanitarie, mancano medici, mancano infermieri, cioè quindi abbiamo una carenza in tutto. Allora, giustamente il genitore dice: io non voglio un sangue di una persona che ha subito un vaccino e non ha rispettato le leggi previste per i tempi di riposo stabiliti. E quindi vorrei tanto capire se quella persona sta bene o non sta bene, oppure la persona che ha offerto il proprio sangue l'ha offerto secondo le regole ben precise. Ebbene, per fare una cosa del genere sono stati subito tacciati come, non solo come Novax, ma sono stati addirittura privati della loro patria potestà. C'è cosa che non si fa in nessuna parte al mondo, per niente, cioè lo si fa soltanto per violenze più che altro, per violenze vere e inaudite. In questi casi, soltanto per aver detto, sono preoccupato del fatto che il sangue che viene dato a mio figlio non venga dato da un vaccinato, ma un vaccinato non solo Covid, un vaccino di qualsiasi natura, e dovrebbe essere per legge, diciamo, già garantito, cosa che in questo Ecco, paese viene infatti, garantito poco. stiamo assistendo ad una sorta di intromissione dello Stato nei diritti fondamentali dei propri cittadini. Ad esempio, Benissimo. proprio il nostro ordinamento addirittura prevede la libertà di scelta delle cure, se non sbaglio, Teofilo, tant'è vero che esistono vari precedenti che ci fanno capire che in tal senso questo provvedimento nei confronti di questi due genitori è spropositato ed è soprattutto illegittimo. Qualche tempo fa ci sono stati dei casi di alcuni testimoni di Geova che sono stati sottoposti forzatamente a trasfusioni, Sì. per un motivo nobile, ovviamente per salvargli la vita. Però questi qua ovviamente si sono visti violare il loro credo religioso e hanno fatto causa ai medici. Entrambi i medici, non in un caso, ma in ben due casi, sono stati condannati per violenza privata. Quindi, visto che nel nostro ordinamento giuridico esiste il diritto alla libera scelta di cure, c'è anche addirittura il codice di deontologia medica, l'articolo 24, che lo sostiene. Per quale motivo uno può rifiutare una trasfusione per motivi religiosi e addirittura diventa una violenza privata se qualcuno ti costringe a subirla, mentre non puoi decidere se scegliere un determinato trattamento, tra l'altro anche per tuo figlio? Cioè, stiamo parlando non solo della violazione del diritto di scegliere le cure, ma anche una violazione, un'intromissione abbastanza violenta nel diritto dei genitori a occuparsi del figlio. Cioè, sto sbagliando, Teofilo? No, non ti stai sbagliando, hai detto bene tutto, ma il vero motivo è celato. È celato, però io lo leggo benissimo personalmente, in quanto in realtà si vuole sempre, sempre punire chi oggi non si vaccina col Covid, contro il Covid. In realtà ogni cosa, ogni problema, ogni contestazione contro questo vaccino viene condannata. Stiamo veramente in una situazione dove non puoi parlare più.
Non puoi dire più nulla, non puoi, che usi la parola vaccino e ti permetti di dire che quel vaccino ha dei problemi, viene attaccato. Posso fare un esempio anche del mio lavoro. Io faccio l'avvocato, mi sono trovato nel tribunale che frequento spesso nella mia città. Un magistrato che io conosco da anni si è permesso di dirmi, sapendo che io non sono vaccinato, però che comunque sono guarito dalla malattia, attenzione perché io sono guarito dalla malattia, ho il Green Pass da guarigione, non devi entrare perché tu non sei vaccinato. Non sono potuto entrare nell'aula giudiziaria perché io non sono vaccinato, perché quel giudice, si è permesso di vietare a un cittadino italiano, oltre ad essere avvocato, a poter varcare la soglia. E qui siamo nell'assurdo, qui stiamo proprio veramente ormai le violazioni sono all'ordine del giorno. Perciò a queste persone che hanno avuto paura per il proprio figlio, nel fargli fare una determinata cura con quel sangue, per aver detto soltanto no, vorrei capire, vorrei soltanto. Perché ritengo che il sangue vaccinato, se non è trattato, se non è, diciamo, controllato come si deve, potrebbe portare dei danni e non dei vantaggi. No, non esiste, ti togliamo la patria potestà. Cioè non è che si dice no, stai sbagliando, aspetta, ti dimostriamo il contrario. Ti portiamo la certificazione della garanzia del sangue che viene preso da persone che stanno bene oppure che hanno seguito un percorso ben preciso. No, si dice soltanto a questo punto tu non puoi fare il padre, ti togliamo la patria potestà, perché tuo figlio, tu non hai diritto di parola e diritto, diciamo, di decidere sul tuo figlio. Cioè è pazzia, questa è follia. Questa Ecco, è vedi, follia. cioè, esattamente, che poi tra l'altro i più grandi discriminati sono proprio tutti coloro che hanno avuto il Covid e sono guariti. Ed è proprio strano che un paese, un governo che fa della ricerca scientifica, degli studi scientifici, il proprio faro nell'azione di contrasto a questa pandemia, non riconosce che effettivamente gli unici veri immuni sono proprio i guariti da vaccino. E anzi, li tratta addirittura come dei Novax, cioè, È nonostante vero, degli studi inoppugnabili, cioè, dicano che gli unici veri immuni sono i guariti, devono essere discriminati e sottoposti anche a vaccinazione, cioè, cosa che molti sconsigliano. E c'è un passaggio: recentemente c'è stata la nuova elezione del presidente della Corte Costituzionale. Coraggio, Giancarlo Coraggio ha lasciato il posto a Giuliano Amato, e già. Visto il nome, dovrebbe farci rabbrividire. Giuliano è posto a Amato, un politico, come si suol dire. esatto. Giuliano Amato ieri ha fatto delle dichiarazioni a Di Martedì che secondo me sono veramente inquietanti. E ha detto, cito testualmente: la pandemia ha scatenato il bisogno di scienza, ma anche l'antiscienza, il complottismo. Così noi siamo usciti dalla pandemia con un bene potenziale, ma anche con un male con cui dobbiamo fare i conti. Quindi, il presidente della Corte Costituzionale dovrebbe avere come faro il diritto, non, tra virgolette, la scienza. Quindi, cioè, questo fa capire che la sua azione anche nei confronti di eventuali ricorsi che poi finiranno alla Corte Costituzionale, saranno più dei giudizi, tra virgolette, scientifici che non, giuridici. Sì, condivido. Ma io infatti sto facendo, in questo periodo sto facendo moltissimi ricorsi al TAR per tutelare persone che sono state sospese, in particolar modo persone che lavorano nella sanità, nelle forze dell'ordine e quant'altro. Sono sospese dal lavoro e dallo stipendio. E altra illegittimità costituzionale, tra parentesi, perché il lavoro è articolo 1 della Costituzione, quindi viene proprio azzerato sotto questo aspetto, una cosa assurda. Però proprio questa cosa dimostra come non c'è interesse del cittadino. Io non so come questo stato di oggi, questo governo attuale, possa dire che vuole tutelare il cittadino quando da un lato, ecco, dice io ti tutelo la salute, però dall'altro lato dice no, io non ti faccio mangiare. Quindi
La salute va tutelata anche dando la possibilità a un cittadino di lavorare e quindi di poter portare i soldi a casa e di poter mantenere la propria famiglia. Quindi si mantiene anche così la salute. Invece no, questo Stato pensa che, questo governo pensa che il vaccino sia la panacea di tutto e che bisogna soltanto seguire quella strada. E chi sta contro il vaccino sta contro il governo italiano. Ecco, quello che sta succedendo, a mio avviso, è una sorta di guerra tra Stato e cittadino. Quello che, le misure di contenimento, quello che il Green Pass in particolare, che abbiamo capito tutti, serve solo ed esclusivamente a costringere le persone a vaccinarsi, non è altro che sostanzialmente che una tattica di guerriglia quasi da guerra, perché cosa fai quando hai un nemico, quando devi combattere contro una nazione? Gli fai le sanzioni, come lo stiamo vedendo ora con l'Ucraina, no? Cioè, in vista della guerra, che cosa succede? L'Europa e l'America già prepara le sanzioni, ovvero gli tolgono qualcosa, in questo caso gli fanno delle sanzioni appunto economiche, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, lo Stato toglie la possibilità di lavorare, ti toglie il sostentamento, ti toglie i viveri se non ti vaccini. C'è proprio un assedio. È proprio l'opposto di quello che possa fare uno Stato. È l'opposto. Assolutamente. Tutto quello rappresenta la negazione della democrazia, rappresenta la negazione della libertà, rappresenta la negazione del vivere. Cioè, del vivere. O fai quello che dico io o muori. Perché alla fine questo è. Allora Assolutamente. il cittadino si trova a dover scegliere tra il vaccinarsi o il non morire per stenti. Ecco, Perché non mangia o perché non paga le bollette o perché non paga la luce o perché non riesce a dare ai propri figli il riscaldamento e tutto quello che viene. Cioè, siamo all'assurdo, siamo proprio all'assurdo. Cioè, io non comprendo tutto quello che sta succedendo perché penso che sia forse sopra la mia possibilità di avere un pensiero, diciamo, democratico e razionale. eppure Non sembra riesco che a qualcosa capire. si stia muovendo, perché è uscita una sentenza del Tribunale di Pisa che fa ben Sì, non sperare, aiuta, perché non aiuta. demolisce e distrugge tutta l'impalcatura del Green Pass. Cioè, è una sentenza che fa venire l'orgasmo solo a leggerla. Cioè, Bravo. io ne cito un passo, anche un po' la leggo. Per il Tribunale di Pisa è illegittimo lo stato di emergenza per il Covid-19. Si tratta di una situazione che non è contemplata nella Costituzione, né dalla Costituzione né dalla legge ordinaria. Illegittimi inoltre tutti i DPCM e le decretazioni di urgenza che sono stati fatti al fine di tutelare la salute pubblica. Perché sono state emanate delle disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di libertà garantite dalla nostra carta, non modificabili nemmeno con il processo di revisione costituzionale. Cioè, questo vuol dire che i diritti che sono stati violati a causa di questo Green Pass, di tutte queste restrizioni, cioè, non possono essere compressi o cancellati manco se riformiamo la Costituzione. Cioè, sto sbagliando, Teofilo. Non stai sbagliando, ma infatti questa sentenza chiarisce molto bene un concetto fondamentale che sarebbe, in poche parole, questa afferma la acostituzionalità di tutto quello che è stato fatto, non la incostituzionalità, la acostituzionalità, che è cosa ancora più grave, è ancora più grave. Cioè, questo giudice che si metterebbe il premio Nobel per aver scritto soltanto questa sentenza, in questo, ma perché ha scritto cose, cioè ormai lapalissiane, sono cose che ormai stanno nel nostro DNA, non ha fatto altro che ricordarle più che altro, ha dichiarato che tutto quello che è stato fatto non rientra neanche nella incostituzionalità, perché non potevi proprio farle. Non lo devi proprio neanche metterli in circolo delle norme del genere. Quindi questo giudice ha fatto una sentenza veramente. Io mi auguro che questo giudice non venga eliminato oppure che non venga, ecco,
corrotto con qualche promozione in modo da farlo star zitto, da farla star zitto, perché è una donna, è un giudice che è una donna che veramente ha fatto un elaborato giuridico che non ha paragoni oggi nella storia, in questo settore, e nella storia della giurisprudenza delle sentenze. Infatti devo capire, vorrei soltanto vedere come riusciranno a smantellare una sentenza del genere fondata su concetti base e fondamentali per la nostra vita, su diritti inalienabili, diritti fondamentali. È una sentenza fatta molto, molto, molto bene. Però stranamente di questa sentenza i mass media non ne parlano. Non so se avete notato, accendete la televisione, non parlano per niente di questa sentenza. Eppure è una sentenza che ha una certa forza, una sentenza che ha un certo valore, una certa potenza. Però non ne parlano. Nessuno dei mass media, Rai 1, Rai 2, Rai 3, che sono TV nazionali, non hanno neanche accennato di questa sentenza. Ma forse sarà perché sono ormai diventati i megafoni del governo, no? Addirittura l'editoria è in crisi e, come sappiamo, i giornali sono anche stati sovvenzionati per veicolare messaggi relativi alla pandemia. Un'operazione che sa tanto di propaganda. Niente, io appunto, cioè, mi sento di nominare questa dottoressa, questo giudice onorario, la dottoressa Lina Manuali, perché ha veramente fatto una sentenza da manuale, cioè, distrugge totalmente l'impalcatura del Green Pass. E quindi io Ma penso c'è anche che. una cosa molto importante da prendere in considerazione, di cui non ne ha neanche parlato nessuno, è le modifiche della Costituzione italiana che abbiamo avuto recentemente. Non è possibile che nessuno ne parla, non è possibile che le trasmissioni, le televisioni, già ho detto, nessuno parla della modifica dell'articolo 41 e dell'articolo 9 della Costituzione italiana. Cioè, questi due articoli sono stati modificati senza chiedere nulla al Parlamento italiano e senza chiedere nulla ai cittadini italiani. Non è possibile una cosa del genere. Si fanno delle modifiche costituzionali in modo silente, veramente in modo silente. E non è possibile che nessuno ne parla. Cioè, si è inserito con una delle modifiche più assurde della Costituzione, che si è inserito con queste modifiche all'interno della Costituzione italiana l'emergenza sanitaria come emergenza fondamentale per frenare, bloccare completamente tutti i diritti, inserita in Costituzione, cioè, proprio perché hanno intenzione, questo lo dimostra, hanno intenzione di utilizzare ormai l'emergenza sanitaria come qualsiasi altra emergenza per bloccare e soffocare i diritti dei cittadini. E quindi l'hanno inserita in Costituzione. Quando c'è un'emergenza, in particolare sanitaria, il governo può intervenire e bloccare tutto. Il governo può intervenire e sospendere la democrazia. Cioè, questo è assurdo, è assurdo, dal mio punto di vista è assurdo. È assurdo. Poi dicono che non bisogna fare gli esempi con Norimberga. Ma come fa a non fare un esempio con Norimberga? Forse L'esempio Norimberga era meno grave rispetto a quello che sta succedendo oggi. magari alcuni non lo condivideranno, però purtroppo è calzante perché cioè, molti guardano quel periodo storico come e si ricordano le fasi più estreme di quel periodo storico, no? Dimenticandosi che non è stato subito così, c'è stata una fase preliminare in cui c'è stata una gradualità delle cose. Quindi noi stiamo vivendo appunto quella fase là, cioè i diritti cioè, ce li stanno sottraendo passo dopo passo, cioè ci hanno fatto capire che si iniziava con un lockdown per una situazione momentanea e da quel lockdown momentaneo per salvare Natale, la Pasqua, eccetera, eccetera, siamo arrivati ad uno strumento come il Green Pass impensabile fino a qualche anno fa. Cioè, quindi sono segnali che non si possono ignorare e che purtroppo dobbiamo tassativamente evidenziare sotto ogni aspetto. Ecco, secondo te, dopo questa sentenza del Tribunale di Pisa, quali saranno i possibili risvolti? Cioè, ora che hanno capito che effettivamente dei giudici si stanno muovendo e che il giochetto
non lo possono tirare più per le lunghe. Come ha anticipato Draghi, allenterà la morsa, cioè il Green Pass verrà totalmente abolito, o dobbiamo aspettarci ancora che questo strumento sopravviva anche alla fine dello stato di emergenza? Diciamo che per un fatto, diciamo, più che altro naturale, si dovrebbe allentare un po' tutto. Ok, perché da una decisione così importante, che non è soltanto quella del Tribunale, attenzione, di Pisa, che ha fatto questa grandiosa sentenza, che può essere la madre di ogni cosa, ma ci sono anche delle sentenze fatte da tribunali, altri tribunali, dove stanno iniziando a prendere in considerazione tutte le illegittimità costituzionali. Prendiamo ad esempio il TAR Lazio, che sta facendo uscire un mare di provvedimenti cautelari, attenzione, provvedimenti quindi temporanei, per riconoscere i diritti ai lavoratori che perdono il lavoro e vengono sospesi e non prendono lo stipendio. Quindi hanno sollevato i giudici di questo TAR, in particolar modo del TAR Lazio, ha sollevato la questione di costituzionalità, che oggi dovrà essere poi presa in considerazione dal collegio. E speriamo che il collegio confermi questa incostituzionalità e manda tutte le pratiche alla Corte Costituzionale, sperando che il presidente attuale, che ho i miei dubbi, visto che il signor Giuliano Amato è un politico ad hoc, comunque i miei dubbi che possano poi fare un provvedimento favorevole per gli italiani. Però qualcosa sta uscendo, diciamo, un piccolo spiraglio ci sta, a meno che non c'è una seconda tesi, che è più pessimista, quella di riunire tutti questi ricorsi in un solo calderone, facendo finta di volerli prendere in considerazione e poi in realtà alla fine rigettarli tutti quanti, un solo provvedimento. Potrebbe essere anche questa la strada seguita dai nostri cari politici o politicanti di turno. Mi permetto, me ne assumo la responsabilità di quello che dico, perché io li considero politicanti e non politici. Però questa è l'Italia, questo è quello che oggi ci troviamo. Ci troviamo una democrazia che solo di nome, ma di fatto non lo è, con una serie di atti e di comportamenti sotto ogni tipo di sotto qualsiasi natura, sia a livello medico, sia a livello professionale, sia a livello, cioè, qualsiasi cosa, lavorativo. Sono provvedimenti che vengono adottati contro Costituzione, però che oggi vengono lasciati passare come qualcosa di buono, perché stiamo ancora, secondo loro, secondo questi politicanti, in una situazione di emergenza. Un'emergenza sanitaria che però è una contraddizione continua. Facciamo l'esempio che dicono che a marzo scomparirà tutto, però la sospensione dei lavoratori senza stipendio durerà fino a giugno. Cioè, se a marzo finisce tutto, tu perché devi sospendere un lavoratore dallo stipendio fino a giugno? Ecco, questa è una cosa che è anomalo. Infatti, un'anomalia abbastanza evidente. Cioè, per quale motivo? Allora, lo stato di emergenza giustifica, è l'impalcatura centrale che giustifica l'obbligo vaccinale, che giustifica la sospensione dello stipendio. Quindi, decadendo lo stato di emergenza, dovrebbe essere in teoria in automatico l'abolizione anche di tutti quei provvedimenti che hanno vietato ai lavoratori di lavorare in serenità e di percepire lo stipendio. Quindi quale ratio giuridica, su cosa si possono appellare per mantenere ancora in vita questa sospensione degli stipendi? Cioè, non si comprende, dovrebbe finire a marzo, allora se a marzo finisce tutto, quindi dovrebbe finire l'emergenza, come ben detto, deve finire quindi anche la sospensiva, deve finire anche la decurtazione dello stipendio. No, la decurtazione la si fa fino a giugno, e allora è da comprendere. Allora quindi non fate finire l'emergenza, in realtà date una pubblicazione
diciamo del completamento dell'emergenza, dello stop dell'emergenza, ma nei fatti continuate ad applicare una norma emergenziale. Questo è quello che non comprendo. Ci sono degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle normative che non hanno senso in questo periodo. Veramente non hanno senso. A marzo deve essere chiuso tutto, riapriamo tutto, torniamo ad essere liberi tutti quanti. Invece no. Poi Non hanno senso, non hanno non hanno senso. Poi senso, e certo, anche perché se no qui li fare la quarta guardiamo. dose, poi vogliono fare anche Infatti. la quarta dose. Cioè, tu mi dici è finito tutto, completato tutto, e poi mi fai pure la quarta dose. Dici che ad agosto probabilmente bisogna farla la dose, poi a tutti qua. Cioè, ma non comprendo tutte queste. È strano, sono affermazioni che si contraddicono sempre. A me Se questo noi le governo non vediamo piace. nell'ottica dei diritti costituzionali, è ovvio che non hanno senso, nemmeno se le vediamo nell'ottica della giurisprudenza. Però questo, come ho detto prima, è una guerra tra Stato e cittadino. Cioè, lo Stato sta facendo un vero e proprio atto di assedio nei confronti dei propri cittadini per costringere, appunto, non si sa per quale motivo si sono fissati con sto cazzo di vaccino. Cioè, è un Ma anche perché embargo nei ma se sono confronti. vaccinati il 90-95% degli italiani, ma mi domando, ma che cacchio di paura tenete allora di quella minoranza delle persone che non si è vaccinato? Perché? Perché avete vaccinato tutti? Si è vaccinata la maggior parte della popolazione, ma perché fa così paura quella? Che poi mi faccio la domanda, guarda, di una semplicità inaudita. Cioè io vi dico, cioè a me stesso dico, c'è pericolo, loro hanno sempre affermato che c'è pericolo di andare in ospedale che si bloccano le terapie intensive. Ok, vabbè, sono d'accordo con te, prendo per vero quello che mi stai dicendo. E poi mi dici, sono i Novax che occupano le terapie intensive. Va bene, prendo atto anche di questo, ti voglio dare ragione pure su questo, sono i Novax che occupano le terapie intensive. Però una domanda a me stesso me la faccio e la voglio porre anche a tutti gli ascoltatori, anche a te. Ma se i Novax, ok, sono quelli che bloccano le terapie intensive, significa che il Novax va in ospedale, significa che il Novax è malato, significa che il Novax quindi prende il virus e quindi non è più Novax, è un malato da Covid. Come fa a rimanere la percentuale dei Novax sempre la stessa? Deve Effettivamente, diminuire. perché è certo, perché Deve una volta che diventa diminuire. è certo, una volta che è guarito è come se avesse un vaccino naturale, diventa un immune, no? Ma Almeno. deve, no, ma deve diminuire. Per un fatto di logica, il numero dei Novax deve diminuire. E invece mi sento lo stesso. Accendi le televisioni, accendi le radio, accendi quello che vuoi, dicono sempre. Lo zoccolo duro dei Novax rimane sempre convinto, eccetera, eccetera. Allora non è Novax, in effetti, perché il Novax, se è lo zoccolo duro e rimane sempre lì ed è vivo e vegeto alla faccia vostra, significa che non è il Novax che riempie gli ospedali. Scusami. Ma sai perché rimane più o meno il numero costante? Perché c'è costantemente un ricambio, tra virgolette, generazionale, no? Perché Novax diventano anche coloro che non fanno la terza dose. Cioè io conosco moltissime persone che hanno la doppia dose, non hanno intenzione di fare la terza e che quindi, cioè, vanno a rimpolpare quella statistica, quei milioni di Novax che i sondaggi sempre rilevano. Quindi, sì, effettivamente, questa è più una pandemia contabile che una pandemia effettiva. Bisogna Cioè, cambiare il nome allora, bisogna mettere Novax 1, 2, 3 e no. 4. Sì, ora poi magari introdurranno dei Green Pass in base alle dosi, cioè ci sarà il mega super Green Pass, quello light, senza zucchero, eccetera, eccetera. Quindi troveranno sicuramente qualche altra trovata demenziale per riuscire a frammentare e a disunire ancora di più la popolazione. C'è anche un altro aspetto, un'altra notizia che ultimamente è uscita. Qualche settimana fa è uscito un servizio di Fuori dal Colo che mi ha fatto letteralmente rabbrividire. E in questo servizio c'erano le testimonianze di alcune persone che, nonostante
avessero superato la malattia, che stavano sostanzialmente bene, di colpo venivano chiamati per essere intubati. Cioè, una cosa stranissima. E, questo servizio mi ha fatto venire in mente un articolo che scrissi per il blog L'Euroscettico, nel quale si evidenziava uno strano fenomeno. E, durante la prima fase della pandemia, in America oltre l'88% degli intubati moriva. Tutti coloro che andavano a finire in terapia intensiva e venivano sottoposti alla ventilazione assistita tramite intubazione morivano. In Italia la percentuale fortunatamente era più bassa, ma era sempre significativamente alta, il 50%. Quindi c'era qualcosa che non andava in questa procedura medica relativa al Covid. Successivamente poi si venne a sapere che il Covid era per lo più non una malattia respiratoria, ma cardiovascolare, perché si era capito che le persone non riuscivano a respirare perché c'era appunto questi trombi che andavano a formarsi nei vasi polmonari, e quindi sostanzialmente sparandogli ossigeno nei polmoni non è che si risolvesse tanto la cosa. Questa cosa è stata scoperta grazie ad alcuni medici che non hanno ubbidito al governo italiano per non fare che gli diceva di non fare, gli consigliava di non fare le autopsie. Facendo le autopsie hanno scoperto invece questi problemi. Ecco, io nella mia ignoranza pensavo che questo protocollo, cioè l'intubazione come metodo per la cura del Covid, fosse stato abbandonato. Anche perché quando appunto scrissi questo articolo sull'Euroscettico, venni a conoscenza di una sindrome da sovradosaggio causata da due farmaci che vengono utilizzati per l'intubazione. Per esempio, quando una persona viene intubata, viene ovviamente non lo fanno da sveglio, cioè quindi ti addormentano e ti iniettano due sostanze. La prima è il propofol, che è un anestetico. E poi ti viene iniettato un altro farmaco che si chiama succinilcolina, che è un neurobloccante e un miorilassante. In pratica, quando ci sono le pratiche di intubazione, il corpo viene attraversato da spasmi, cioè non è una procedura dove il corpo, cioè, rimane fermo, buono, e quindi hanno bisogno di inibire anche i movimenti muscolari. Quando tu intubi una persona per mesi, devi necessariamente anche mantenere questi due farmaci, cioè lo devi mantenere addormentato. E il British Journal of Anesthesia evidenziò dalle cartelle cliniche di queste persone che c'era il pericolo di una sindrome chiamata PIS, appunto la sindrome da sovradosaggio da questi due farmaci. Quindi è chiaro che dopo, quando passerà tutta questa psicosi, si dovrà fare uno studio abbastanza approfondito anche nei confronti dei decessi che abbiamo avuto in ospedale. Sì, ok, dobbiamo assolutamente ammirare il coraggio, la dedizione, l'amore che molti medici hanno messo nel fare il loro lavoro e soprattutto nel salvare migliaia e migliaia di vite. Però non possiamo anche negare che proprio perché ci siamo trovati di fronte ad un nemico inaspettato e sconosciuto, che siano stati compiuti anche degli atti di mala sanità. Sì. Dobbiamo anche evidenziare che non tutti i medici sono angeli per come noi li abbiamo dipinti, anche perché ad inizio pandemia ci fu il caso di quel medico del nord Italia che addirittura per liberare posti faceva fuori malati. Quindi dobbiamo valutare le cose in maniera abbastanza obiettiva, senza estremismo né da un lato né dall'altro. Non dobbiamo essere come dire, dei fan sfegatati della scienza a oltranza, ma non dobbiamo allo stesso modo disprezzare quello che i sanitari fanno costantemente per noi. È anche vero che in alcuni ospedali della mia regione, ma soprattutto alcuni utenti del blog di Revolution TV, fanno delle segnalazioni che sono veramente allucinanti. C'era una signora che mi aveva mandato un audio che io non ho utilizzato per fare trasmissione perché l'ho reputato abbastanza violento. In sostanza, questa signora
era stata ricoverata, non aveva fatto il vaccino, e il medico, nonostante questo, questa signora fosse distrutta dalla malattia, non respirava, questo invece, cioè, prima di darle aiuto, ha visto, è perché lei non si è vaccinata, cioè, questa stava morendo, non riusciva a respirare, questo non poi per il cazzo, cioè, colpevolizzandola perché non aveva fatto il vaccino. Capirai che è una cosa allucinante. Io non ho mai visto un medico che vede una persona che ha un cancro ai polmoni e gli dice: hai visto? È perché hai fumato. Cioè, siamo veramente arrivati a livelli di psicosi assurdi. Sì, ma in realtà come hai detto bene tu, cioè, si tratta di vera e propria psicosi. Ma recentemente ho visto anche uno studio che hanno fatto che una professoressa, ma è proprio un'italiana, di cui non rammento bene il nome, devo dire la verità, però lei già l'ha spiegato un sacco di volte. In realtà stiamo vivendo un momento di... il popolo italiano è stato ipnotizzato, veramente è stato ipnotizzato. Dove le persone ormai stanno vivendo in una bolla dove non si capiscono, non si capisce perché non si fanno domande, perché non si spiegano il perché di quello che sta succedendo. E quindi sono disposto a fare di tutto, a fare di tutto, a fare qualsiasi cosa, perché cosa? Il semplice fatto soltanto di andarsi a mangiare un gelato, di andare al ristorante, di uscire, di prendere un po' d'aria. Solo per questo, solo per questo. Infatti, se noi ci guardiamo attorno, vediamo che le persone hanno una buona parte della popolazione italiana, questo non lo dicono, attenzione, questo non lo dicono, questa è un'altra cosa che non dicono. Ma una buona parte della popolazione si è vaccinata perché è stata costretta, è stata obbligata. Gli è stato detto proprio questo, è stato detto tu non lavori che non fai il vaccino, tu non fai questo che non fai il vaccino, tu non fai quello che non fai il vaccino. Quindi le persone hanno fatto il vaccino non perché si volevano salvare da una malattia, è perché volevano essere libere. Volevano essere libere. Quindi la libertà è diventata oggi una moneta. È una moneta. È uno scambio. Io ti do questo se tu mi dai questo. È uno scambio. Mentre quando in realtà la libertà di per sé dovrebbe essere un elemento naturale, qualcosa di... Tu ce l'hai dalla nascita, non te la devi dare nessuno la libertà. Nessuno al mondo può dire sei libero di fare questo, lo sei e basta, ma dalla nascita. Invece, oggi Assolutamente sì. questo è quello che si sta diffondendo. Tu hai spiegato bene tutto quello che hai spiegato, però alla fine, se vogliamo ridurre una cosa, è questo è quello che sconvolge la mia persona, sconvolge tutte le persone che io conosco, non è possibile che uno non lotta per la propria libertà, come se fosse l'ultima cosa al mondo. Molto più importante, non lo so, andare a mangiare una pizza che essere liberi. Non Ma lo sai so. perché? Perché l'hanno studiato talmente bene che la linea che divide il diritto dall'essere libero, cioè perché per molti essere libero è proprio avere il piacere di andare a mangiare il gelato, sta cosa, cioè, e quindi come lo hanno spacciato è un riappropriarsi della libertà, libertà che tra l'altro ti avevano tolto loro. Quindi sì, è assolutamente così. Forse in 2 anni la gente si è dimenticata qual era la vita di prima e quindi ormai si è abituata facilmente. Io mi ricordo che prima di tutta questa storia ci fu un rapporto del Censis, il 54esimo, dove veniva evidenziato che le persone sarebbero state disposte anche a regalare, a cedere quote di libertà per la salute. Quando io lessi quel rapporto, non capii perché c'era la necessità di fare una domanda del genere, di andare a sondare la volontà su alcune cose. Poi il complottista che è in me, quando nacque la pandemia, collegò le due cose e lì, in un certo senso, capì tutto. Ma e niente, Teofilo, sì, abbiamo già raggiunto quasi un'oretta di trasmissione, vediamo Sì, poi. Se nei commenti ci saranno dei riscontri positivi e ripeteremo sicuramente lo dobbiamo l'esperimento. ripetere perché io penso che è importante parlarne, anche in questi orari che
la gente pian piano posso, cioè, non so, c'è bisogno di precisazione. C'è Ma sì, bisogno di anche perché questi precisazione. sono gli unici momenti della giornata in cui uno più o meno è più libero, Sì, finisce di sì. mangiare, di lavorare, di mangiare, quindi magari seduto ha più tempo anche per ascoltarsi una trasmissione come questa. Anche Teofilo, perché grazie. la notte porta La consiglio, notte quindi. porta consigli, esatto. Teofilo, grazie come sempre per No, la tua grazie a te, compagnia e per il Gianluca, piacere. tuo, la tua consulenza. Avanti. Una buona Ciao, serata a tutti. buonasera a tutti, un Ciao abbraccio, Teofilo, su buona buona serata. notte, ciao cara, ciao. Buonanotte. Buonanotte.